Si terrà domani, martedì 11 settembre alle 9 all'Istituto Don Milani di Via Ferdinando I, una giornata di studio sul tema l'educazione alimentare, progetti, processi e buone pratiche per la città di Caltanissetta. L'incontro, fortemente voluto dall'amministrazione comunale, intende approfondire la riflessione sulle attività di educazione alimentare che interessa soprattutto la sfera scolastica. Prenderanno parte alla giornata di studio l'assessore Pasquale Tornatore, che introdurrà i lavori, Giancarlo La Rocca, medico veterinario, che parlerà delle linee guida sull'educazione alimentare nella cornice del programma regionale FED, Formazione, Educazione e Dieta Mediterranea. In merito al programma FED, nella nota si legge che è stata costituita nella nostra provincia la rete FED, che si occuperà nella scuola delle attività di educazione alimentare e di promuovere l'attività fisica nel rispetto delle migliori prassi disponibili. Sarà presente all'incontro anche Liboria Scarlata, medico scolastico dell'ASP, che racconterà la sua esperienza nell'ambito delle mense scolastiche. Parteciperanno anche Marcella Paola Santino, direttore sanitario dell'ASP, e lo psicologo Giuseppe Lombardo. Durante la giornata di studio si parlerà anche di alcune esperienze svolte nella città di Caltanissetta, come l'ortodidattico, un'attività formativa laboratoriale dei docenti e una sperimentazione di autonomia e di autogestione degli allievi sullo spuntino di metà mattina.